Ciao a tutti ragazzi, sono Luchetto, benvenuti nel canale. Non ci vediamo davvero da tanto tempo, da quest'estate, e due sono i motivi principali. Ragazzi, il gioco non so cosa gli è preso, hanno fatto degli aggiornamenti, non faceva l'accesso. Ho letto che anche ad alcuni di voi non faceva accedere e giocare, quindi sono stato per settimane intere, senza aprire il gioco e sono rimasto bloccato. E poi l'altro motivo è che io gioco specialmente nella sfida allenatore, quindi single player. E ho finito le due leghe, ho finito da solo la Lega Oro e la Platino, l'ho completato con le 4 stelline e adesso sono pieno di bustine, quindi in un prossimo video faremo anche un video di spacchettamento. Ragazzi, finalmente hanno fatto la patch, hanno penso risolto il problema per accedere e far funzionare correttamente il gioco, possiamo giocare tranquillamente. È uscita una nuova espansione con dei nuovi mazzi, che non so se andarli a comprare. Sono quelli di Vulcanion o Vulcanion e quelli di Upa, che sono già qui e possiamo già guardarli. Non so se prenderli, consigliati voi. Se volete vedere questi mazzi, li compro, tanto ho i soldini e faccio dei video con questi mazzi. E possiamo anche iniziare la nuova Lega dei Pokémon. Oltre a questa patch, hanno regalato altri tre mazzi aggiuntivi che vi faccio vedere. Anche questi qua per poter giocare nella modalità sfida giocatore, quindi con gli altri giocatori, vincere 7 partite e sbloccare altre carte che sono energie, Pokémon di stadio 2 o gli uccelli leggendari che troveremo qua. Abbiamo Abisso Profondo, Genesi Incendiaria e Corrente Impetuosa. Rispetto a quelli base li trovo un po' più depotenziati, sono molto più semplici come meccaniche e come combo. Forse proprio per chi inizia come me a giocare ai Pokémon e sono proprio basilari, infatti sono un botto di energie e Pokémon, solo un Pokémon stadio 2, poi tutti i Pokémon base e via dicendo. Ragazzi, oggi proviamo Abisso Profondo e io che adoro il mazzo blu, questo qui non mi piace affatto perché rispetto a prima c'era Walrein Greninja ed è potenziato un po' un Bungo 6. Allora, abbiamo Lapras, far spesa, cerca nel tuo mazzo una carta allenatore, mostra, aggiungi la tua mano, poi rimischia le carte. Acqua Splash, lancia una moneta, se esce testa, 20 danni in più. Però ragazzi, questa è una ne abbiamo. Positivo che avevamo il solito Articuno per trovare le energie che conosciamo, col Trovaghiaccio, Vento Gelido, 100 danni, e poi l'altro Articuno forte, questo qua, che se un Pokémon il tuo avversario ha messo il KO, peschiamo due carte premio. E se ammazziamo un Pokémon EX, ho tre carte premio. Di positivo a lui Gelido Spiro, perché il Pokémon avversario viene addormentato, e poi con 3 energia 20 in più se esce testa. Quindi 20 più 40 se esce testa fa 60. Però 3 volte una moneta, lui può fare 4, 8, 12, 120, 120 più 20, 140. Abbiamo il mancabile Magikarp con il Gyarados, quello che conosciamo, e un altro Gyarados, un po' più ciuccione che questo qui. Questo Pokémon però può avere due carte oggetto, con due energie fa 30 o più. Come fa a fare 30 o più? 30 danni in più per ogni segnalino danno presente sui Magikarp. Però già uno evolviamo lui, uno evolviamo l'altro, ci rimane solo un Magikarp, in questo farà 60 danni con due energie. Con 4 invece colpo, 100 in più, se esce una monetina ed esce sempre testa, 30 danni in più, invece se si croce ci becchiamo 30 danni, si fa male. Poi c'è Doduo, che è questo qua, è carino per pescare le carte, però l'evoluzione che ci serve è questo qua, Dodrio, con l'abilità perché il coso di tirata dei nostri Pokémon è ridotto di 2, quindi più o meno a costo 0 scambiamo tutti i Pokémon che abbiamo. Ecco, poi con Furia, diciamo 3 volte la moneta, 40 per la testa, ogni volta che c'è testa va bene. Ragazzi, questo è, diciamo, il Pokémon principale che useremo in questo mazzo, Goldin, perché un'energia fa 20 danni, però infligge 20 danni e sì, vabbè, però muore. Poi la stessa evoluzione Seeking è ugualissima, con la carica 20, però fa 40 danni. Come si fa a vincere con questo mazzo? Con una combo che andiamo a vedere dopo, con lo strumento, la sciarpa curativa, perché quando questo Pokémon si cura, guardate, se è stato curato in questo turno, questo attacco infligge 80 danni in più, quindi noi caricheremo di energia, si curerà e farà 90 danni con un'energia. Ha poca vita, quindi se ci ammazza subito, però abbiamo altri Seeking e altri Goldin, e quindi questa è già una combo. Mi dispiace che Seal non si evolve fino allo stadio 2, fa solo Seal e Diwong. È carino Diwong che con un'energia,
alito congelante. Se esce a testa, il Pokémon viene paralizzato. Invece, se esce croce, viene addormentato. Però con 4 energie fa 100, è un po' pesante. Il problema è che non c'è l'altra evoluzione e si frega troppe energie perché noi dobbiamo mettere a Seeking che si deve curare. Ed sono pure due copie di quelle, non ce ne sono tantissime. Poi gli strumenti abbiamo Acchiappa Pokémon che sarebbe un Elicio tirando la croce, tirando la testa. E se esce testa, scambiamo il Pokémon. Se esce croce, non scambiamo nessun Pokémon. Ed è meglio Elicio, però questo è il mazzo già precostruito. O la Sobol immancabile che abbiamo ben due per andarci a cercare tutti i Pokémon acqua, Mega, lo conosciamo, le prime sette carte, c'è un Pokémon, lo aggiungiamo in mano, revitalizzante Max per riprenderci un Pokémon da prima di scarto, lo mettiamo in cima, quindi è questo per riciclare tutti i Seeking, quelli là. L'Elytra Brave Prof immancabile, ecco, pozione Max è utile perché cura uno dei tuoi tutti i danni, però se lo fai scartiamo tutte le energie. Ed era meglio prima l'addetta al centro Pokémon, che curavi 60, però questo cura tutto totale, però toglie tutte le energie. E non abbiamo qualcosa per andare a prendere dalla pila degli scarti le energie, quindi niente, riciclo. Lino è ottimo per fare i nostri Pokémon. Anemone, cerca nel tuo mazzo una carta allenatore, la aggiungiamo alla mano e mischiamo le carte nel mazzo. Però ragazzi abbiamo N, ogni giocatore mischia le carte che ha in mano al proprio mazzo, quindi ogni giocatore pesca una carta per ogni premio che gli resta ed è molto utile questa qua. Omaggio della pupa, pesca una carta per ogni Pokémon base nella panchina del tuo avversario. Ah no, abbiamo quelle per prendere energie dagli scarti. Il pescatore, prendiamo fino a 4 energie dagli scarti. Ragazzi, perdonate per l'errore di prima, quindi ce l'abbiamo. Ecco qui la sciarpa curativa che lo mette o i Seeking o qualsiasi Pokémon che sta morendo, lo pompiamo energia e si cura. Ogni volta che segni carta energia dalla tua mano al Pokémon cui hai segnato questa carta, cura da 20 danni. Poi abbiamo energie speciali, questa è interessante. Può essere assegnata solo ai Pokémon di tipo acqua e che cosa fa? Se il Pokémon acqua a cui è assegnata questa energia viene messo KO dei danni inflitti da un attacco del tuo avversario, riprendi in mano quel Pokémon, ma scarta tutte le carte assegnate. Ce lo riprendiamo in mano, l'evoluzione, e però le energie le perdiamo giustamente. Altra nota è questa carta deve essere assegnata solo a un Pokémon acqua, altrimenti la scartiamo. Però su tutti i Pokémon acqua non abbiamo problemi. E poi abbiamo quante energie? 20 energie, ragazzi. E direi di continuare dopo tantissimo tempo la nostra scalata al campionato cittadino difficile, allora abisso profondo. Primo allenatore Nathan, e mi sa che ci abbiamo. Siamo forti. Beh, andiamo. Oh, hanno messo i palazzi. Ehi là, campione! Ah, quelli lì sono gli amici di mio fratello. Gli ho detto che voi eravate bravi. Oh, non mi ha fatto leggere. Vediamo. Questo aggiornamento non ho messo neanche un portadeck decente. Prima erano sei belli, ora hanno messo l'energia. Abbiamo Magikarp, Doduo, Articuno. Ok, ora di Articuno. Viene addormentato. O andiamo di Lapras. Perché questo farà 80 danni in più. Questo farà. Domanda lancia la moneta. Però questo, se muore il Pokémon, peschiamo due energie, ragazzi. Questo deck l'ho usato pochissimo, ho fatto solo quelle 7 partite contate di bloccare le carte. Poi ho fatto sempre con lo stesso allenatore, che sono scemi, perché sappiamo benissimo che gli allenatori contro il PC. Lapras o Articuno? Però questo lo possiamo addormentare, ma sì, dai, lo addormentiamo. Tempo. Ci mettiamo l'energia, quindi se muore anche Articuno, ce lo riprenderemo in mano con questa energia speciale acqua. E mettiamo anche Lapras, ma mettiamo. Ok, ecco adesso pescheremo tante energie, ragazzi. Non è come gli altri deck che pescheremo. Qua non ci sono carte per pescare, non c'è Shana, non c'è Tierno, non ci stanno quelle. Niente, peschiamo sempre energia. Trovato, cerca nel tuo mazzo un Pokémon. Fammi vedere, ha preso Breloom. E va aggiungere la tua mano, poi rimisca le carte. Questo è utile, questo allenatore. Abbiamo anche Gyarados. Adesso che facciamo? Dobbiamo contare le energie perché lui ne vuole 4 e lui ne vuole 3. E poi non pescheremo?
Questo si è anche potenziato, quindi morire urgentemente, però se addormentiamo ci fa piacere. Quindi addormentiamo e poi facciamo 20 danni in più. Ok, grande, vai Articuno che addormenta. Poi ha messo Brilum perché l'aveva pescato con trovato, e sa già 2 energie e si sveglia. Poi lui c'ha la Muscle Bound, lui fa 70. 70 danni, devo andare a culo? Andiamo a culo. Vai con la moneta 1 e 2. Ok, 2 lanci di moneta, è andato perfetto. 100 danni, lui è debole? No, noi siamo deboli all'acciaio e a lotta. Mi sa che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 70 danni, o no, più 20, 90 danni. Però resistiamo. Resistiamo e adesso iniziamo a caricare Gyarados. Ragazzi, qui non ci sono combo. Partita come detto prima, mettiamo il Pokémon, lo carichiamo e andiamo proprio di mazzate, molto facile. Poi c'è Augusti. Preferivo il mazzo base, quello con Greninja, perché faceva mamma mia quante combo. Adesso ne peschiamo due per l'effetto di Articuno, energia e Lino, quindi possiamo evolvere niente. Doduo? Ah sì, così lo possiamo ritirare a costo zero, ragazzi. Brilum, Senior e Junior quando muore. Fammi leggere. Solo quando un Pokémon è stato messo KO prende 2 carte del tuo mazzo, quindi Pokémon, strumenti e tutto. Io questo li lascerei per Goldie, Goldie, Goldie. Iniziamoci a pompare, abbiamo detto Gyarados. Lui ha è debole allo psico, giga assorbimento, cura questo Pokémon, danno conflitto, vabbè. Non c'ha tanta roba. Lino aspetterei a giocarla, andiamo con Tritaglio, Trita 1, 2, dai, 3, 2 gol, bellissimo, e mi sa che sono 100 giusti, ragazzi, ci sta andando proprio di fortuna, anche perché peschiamo sempre due, ragazzi, come se ammazziamo un Pokémon X, e siamo anche pieni di energie per Gyarados, ragazzi, quindi adesso andiamo a colpo sicuro, lui fa Rocco, trovato è un'energia lotta, Rocco cosa fa? Cerca nel mazzo una carta aiuto e un'energia base. Abbiamo anche Anemone, e la facciamo, per cosa ci andiamo a prendere. A Subbol. Allora, vi faccio vedere com'è l'altra combo. Allora, ci andiamo a prendere dove sta Golding. Se abbiamo la sciarpa, lo curiamo e lui farà. Vabbè, ora lo mettiamo a Gyarados. Capito? Ragazzi, mettiamo la sciarpa a Golding, lo curiamo, però ogni volta che si cura con in onda corno con Seeking, cioè Golding, facciamo lì Seeking, mettiamo la sciarpa se la peschiamo, mettiamo le energie, si curerà sempre e quindi questo Pokémon farà 90 danni. Allora, siccome devo andare a colpo sicuro, lo facciamo 80, questo è 100, ma anche così siamo messi bene, dai. Sentiamo la fortuna tanto dell'ultimo Pokémon. Ok, abbiamo vinto, va, 3 volte. Non ci è andata molto bene. Molto, molto bene. Abbiamo vinto. Partita lampo. Monetine. E niente, ragazzi. Questo era il deck Abisso Profondo. Nel prossimo episodio vediamo il deck rosso. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, lasciate un bel like. E alla prossima. Ciao!